amici telespettatori, bentrovati, eccoci per un nuovo appuntamento di Status. Come sempre l'approfondimento, in questo caso il medico risponde, è lo spazio che settimanalmente proponiamo a voi a casa per cercare di parlare di medicina. Ma oggi sarà uno speciale molto particolare perché il titolo è Prospettiva Rosa. Allora, di che cosa parleremo? Lo farà questa presentazione, io credo sia giusto, la faccia il nostro consulente medico, che è il dottor Beppe Virzì. Ben trovato intanto. Grazie a voi, grazie sempre a tutti. Allora, di che cosa parliamo oggi? Andiamo a presentare il super ospite di quest'oggi. Ma oggi abbiamo un ospite eccezionale, importante, che è il professore Mario Mariani, che in questi giorni è stato in Sicilia portando avanti questo progetto. Vabbè, salutiamolo intanto, ben trovato, ma è un amico, perché insomma, questo lo possiamo dire. Da anni, poi sveleremo perché. Ecco, sveliamo anche perché Mauro Mario Mariani è, oltre che noto medico, insomma, mangiologo, poi glielo spieghiamo. Adesso spieghiamo perché. Cara, cosa intendiamo. Volto ormai Rai, insomma, perché da quanti dieci anni che sono su Rai, da 4 anni che sono nutrizionista esclusivo di Linea Bianca, la trasmissione invernale pomeridiana forse più di successo, esatto, di Rai 1. Che va in onda tutti il sabato alle 14, da prima dell'Immacolata fino a Pasqua. Poi diamo il cambio a Linea Blu, che va per il mare fino a novembre, e sono 4 anni che ci lasciamo questo testimone con un grande successo di pubblico, grazie soprattutto a Massimiliano Ostini, attualmente conduttore di Uno Mattina Estate, che ci mette molto del suo. Assolutamente sì. Allora, Virzì, abbiamo invitato Mariani non fosse altro perché ha tante vesti diverse, e allora partiamo intanto dal medico. Allora, ha tante vesti diverse, ha detto bene, ma un obiettivo comune, che è quello di arrivare con un obiettivo ben definito a tutta la gente, per dare quelle indicazioni di cui oggi se ne parla tanto di massima, che sono quelle legate alla prevenzione, a quelle due cose fondamentali che poi noi diciamo sempre, che sono l'alimentazione, la corretta alimentazione, e poi anche l'attività motoria, che sono alla base di una prevenzione sana. Forse questo nel tempo, dico, per tutto quello che viviamo ce lo stiamo scordando, e arrivare direttamente alla gente per convincere la gente in qualsiasi modo, magari usando anche dei metodi un po' diversi. Che ecco, sono quelli adesso che glieli facciamo dire, non anticipi lei, Virzì, perché sennò anticipa le cose. Allora, il medico, mi piacerebbe fare un percorso di vita, no? Come arriva? Perché diventa medico, e soprattutto qual è la specializzazione che poi nel corso della vita ha caratterizzato tutto quello che ti gira allora, attorno? Prima del medico non c'era, c'è ancora il DJ. Io nasco a 10 anni, già sono del 63, quindi già i primi anni 70 avevo 2 giradischi rudimentali con i quali pensa, giocavo. Questa mi mancava, quella del DJ mi mancava. Ma io ancora disc gioco, mi piace molto il vinile, adoro tanto il vinile. Quindi che succede? Che io vengo da una famiglia di medici, su 5 figli siamo 4 medici, io sono l'ultimo di 5 figli, nasco dopo 8 anni dal penultimo, 11, 13, 15 anni dagli altri, quindi ero il cucciolo di casa. E avendo questi 3 fratelli già laureati quando facevo le scuole medie, se tu mi avessi chiesto cosa fare da grandi, il dottore ti avrei risposto, certo, no? Assolutamente. E faccio liceo scientifico, inconsapevolmente mi ritrovo con tutti i libri pronti, una casa già accogliente, arredata a Roma, alla Sapienza, a far medicina, certo, con un impatto, pensa, sono arrivato lì a 17 anni, non banale. E la prima cosa, quando ho superato i primi esami, fisica, chimica, mi accingevo anatomia e gli altri, ho chiesto ma c'è uno strumento che mi fa sentire il suono del corpo umano al di là del fonendoscopio? E in quegli anni, parlo dell'83, penso, 84, c'erano i primi rudimentali Doppler, no? Questa penna che ascoltava la carotide, la safena, le vene, le arterie. E allora mi sono interessato al mondo dell'angiologia,
e una volta laureato per poco non sono diventato siciliano per 4 anni, ma sono diventato sardo, perché le scuole di specializzazione all'epoca di angiologia erano a Cagliari e a Catania, c'era Tamburrino a Cagliari e Catania, a Catania e Cagliari e Pizzus, dove sono stato io. E allora lì proprio l'angiologia, la scienza che studia i vasi, angos dal greco significa proprio vaso, arterie, vene, linfatici, l'ho approfondita, e quando non c'era internet e tutti questi mezzi fantastici che ci fanno stare, tra virgolette, sul pezzo dove e come vogliamo, sì. C'erano le cosiddette biblioteche universitarie, dove si andava a leggere le pubblicazioni delle riviste scientifiche, e lì Roberto mi imbatto in Daniel Steinberg. Chi era costui? Uno che già all'epoca, pensa, ti parlo del 1992, sosteneva che fosse l'ossidazione il primum movens dell'aterosclerosi, quindi le nostre arterie si irrigidivano creando problemi, le malattie più infauste, infarto, ictus, proprio perché c'era questa ossidazione, questo arrugginimento, chiamiamolo così, sì, delle arterie, che poi chiamava tante sostanze che andavano a occludere. Sì. E allora da questa cosa mi sono occupato di stress ossidativo, quindi di tutte le cause che portano. Sono stato sempre attaccato a quello che siamo e quello che facciamo, perché il benessere è una gestione fra 3 componenti, quello che siamo, quello che la chimica, quello che mangiamo è chimica, e quello che facciamo, quindi attività motoria. Quindi questo mi ha portato a fare delle grandi battaglie contro il fumo di sigarette, l'alcol, le droghe, non ne parliamo, ma anche su questo junk food che purtroppo si diffonde in maniera assoluta. Ora c'è una giungla di persone chiamate millennials, che sono quelli che hanno fra i 20 e i 30 anni, che fanno fregare le mani alle ditte farmaceutiche, perché nei prossimi anni faranno ricorso a tanti farmaci per quanto stanno mangiando male. Quindi da questa lettura ho avuto un colpo di illuminazione, ma una gran fortuna, ho avuto una vera e propria maestra, una donna che aveva 30 anni più di me, Serafina Corsello, tra l'altro siciliana, che purtroppo non c'è più, ma lei mi ha proprio guidato in questo mondo, nel mondo della detossificazione, nella lettura inversa ai fattori di rischio, cioè se questo fa male facciamo quello l'opposto, quello che fa bene. Ecco da qui il mio libro che 2 anni fa è uscito, dopo 23 anni, il Tao dell'alimentazione, bianco e nero, non è un libro di filosofia orientale, il Tao è quello che vediamo noi, il bianco e il nero, allora più bianco fai e meglio stai. E allora da tutta questa storia, i miei 10 anni in Rai, nel 2008 Bruno Vespa mi chiama porta a porta proprio perché mi ero connotato per questi percorsi detox, ma detox basati strettamente su cose semplici, sulla dieta mediterranea, che è il momento più detox che ci sia. Qual è il problema? Che questa dieta mediterranea non la fa più nessuno, la fanno più i canadesi dalle ultime indagini che gli italiani, no? E allora recuperare il nostro territorio, no? Io sono stato già qui più volte, anche in questo ritorno, gli odori, i sapori, ieri ho mangiato dei pomodori con delle cipolle, per dirti il cibo semplice, no? Un po' d'olio extravergine d'oliva, che era di un sapore, di un gusto, ecco, recuperare il gusto, i sapori dei prodotti locali, freschi, stagionali, godere della natura, quindi la verdura, la frutta, i cereali integrali, l'olio extravergine d'oliva, i legumi, questa è la base della dieta mediterranea. Poi non vi spaventate, c'è tutto il resto, c'è tanto pesce nella dieta mediterranea, quando lo peschi, dico io, perché anche lì bisogna vedere poi quanto è avara l'industria nell'elaborare quello che peschiamo, quello che allevano a terra, no? In primis questi polli che non sai realmente cosa mangi, io dico sempre, se hai un po' di bronchite mangiati un petto di pollo, perché con gli antibiotici a largo spettro che ci trovi ti cauteli, quindi conoscere quello che ci fa bene. Quindi quando parlo di uova parlo di un uovo fatto dalla gallina, ma questa non è una battuta banale, senza dargli troppi codici o sigle europee, sì. Recuperare proprio i cibi, vado anche oltre il biologico, tolgo il bio, logico, un cibo logico, un cibo naturale, e se questo noi lo facciamo tutti i giorni, io l'ho definita la dieta di pollicino, no? Il 7 a day, 7 volte al giorno, poca frutta lontano dai pasti ogni 2 ore e un bel piatto di verdura cruda inizio pasto, e poi tutte le verdure che vuoi, alt, col tuo bel piatto come ho fatto oggi di pasta alle sarde. Non è che far questa dieta è punitiva o è privativa. Lo riservo io, insomma. Combinazione e cronologia.
la tua potenza di comunicazione dimostra questi 10 anni di Rai tutti, perché ci hai annichiliti, voglio dire, in poco. Ma guarda che tu sei partito, che la cosa bellissima è, stai arrivando a casa credo con una potenza come fai sempre, tu sei partito da come è, come è nata, no, la tua storia medica, e poi sei arrivato, insomma, così. Vabbè, questo è, caro Virzì, apprenda lei, perché apprenda da lei. Apprendo sempre, poi dico a questo punto. Ma lui è una persona umilissima. Come ci siamo conosciuti? Il nostro approccio. Vabbè, cioè, poi lui è tuttologo, per cui insomma. No, dico come ci siamo conosciuti, perché lui raccontava la sua voglia di musica in un contesto familiare che era quello legato alla scienza. E questo, per chi amava la musica da ragazza e che l'ha fatta, l'abbiamo vissuto tutti, perché io forse non avrei detto voglio fare il medico, perché non è una famiglia, non nasco dalla famiglia di medici. Ma di musicisti, però, più che altro. No, neanche. Io mi piaceva fare musica, però la mia famiglia poi mi ha detto o fai il medico o fai quello che vuoi, ma meglio che faccia il medico, oppure noi non ti buttiamo fuori. Senti, ho conosciuto lui in un convegno dove io ero andato a seguire quello che lui in maniera straordinaria dice con questa comunicazione che abbiamo sentito tutti. È finito il convegno, abbiamo spodestato un pianista che era là dopo il convegno. Finito, il convegno è diventato un concerto. E invece di perché Mariani è bravissimo, canta poi meravigliosamente bene. Abbiamo sentito Mario Mariani. L'abbiamo poi sentito anche in un'esperienza comune che abbiamo avuto con Sport, Musica e Medicina, che è proprio l'evento ideato dal Virzì, dove i medici cantano sul palco. E tu hai una passione sfrenata per un grande personaggio. Sono il Renato Zero della medicina. Sei il Renato Zero della medicina, guarda, ti sta a pennello, perché io vorrei proprio farlo sentire qualche pezzettino, ma intanto cerchiamo delle immagini dove una tua partecipazione al Teatro Politeama a Palermo è stata bellissimo, acclamata con un grande entusiasmo. Un bellissimo momento, perché cantare di fronte c'erano più di 1000 persone, penso. Sì, quella assolutamente sera. Sì. Persone. Ricordo queste luci così calde addosso, una band vera e propria che suonava il pezzo, ma in realtà, tanti applausi finali, veramente, ma in realtà, un momento unico. Ma in realtà, solo per fare un omaggio a Sport, Musica e Medicina, io quando ho avuto questa idea, che in realtà serviva per mandare un messaggio a tutti, usando un metodo che a me mi era più congeniale, ma a tanti di noi, che è quello della musica, ho detto, perché ho copiato un'idea che era quella di Mogol, quando Mogol inizialmente, che lo dice sempre, lui non aveva la Nazionale Cantanti non è nata per gli scopi che poi si sono susseguiti e che l'ha preso dal Rai, ma lui ha detto mi piacerebbe regalare un prato verde ai cantanti che amano il calcio. È vero, e io è vero. Ho pensato, allora, mi dicono dalla regia, però tutti quelli che amano. Mi dicono dalla regia che abbiamo trovato questo estratto dove Mariani canta sul palcoscenico meraviglioso del Teatro Politeama, però prima facciamo una brevissima pausa e rientriamo proprio con questo video d'archivio che abbiamo trovato proprio per il nostro ospite in studio. Restate con noi. Tele Sicilia Sport 24, il primo canale in Sicilia di solo sport. Tele Sicilia Sport 24, tutti gli sport 24 ore su 24. Sintonizza il tuo televisore sul canale 195 del digitale terrestre. Tele Sicilia Sport 24 è grandi eventi sportivi live. Le grandi storie sportive, i campioni dello sport. I documentari e i film del grande circo sportivo, dal più grande archivio storico di cinematografia sportiva, lo Sport Film Festival. Tele Sicilia Sport 24. Tele Sicilia Sport 24. All Sport in TV. Come, quando, dove vuoi, cercami,
è più facile che mai. Cercami, non soltanto nel bisogno, tu cercami, con la volontà e l'impegno, reinventami. Se mi vuoi, allora cercami di più, tornerò solo se ritorni tu. Sono stato invadente, eccessivo lo so, il pagliaccio di sempre, anche quello era amore però. Eccoci rientrati, avete goduto insomma di questa meravigliosa esibizione di Mariani, Mauro Mario Mariani, che è qui con noi ospite, lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito, non fosse altro perché insomma la conoscenza con il Binzì è ormai assodata negli anni. È il mio insomma, fratello siciliano. È vero? Appena senti, ho saputo delle subito... mie date siciliane di questa cosa della quale andiamo a parlare, è stato il primo messaggio che ho mandato. Ecco. Ma io sono stato anche affascinato. Non riesce a fare l'ospite, lui fa il conduttore, mira l'ospite. Qui io sto cominciando a perdere un po' il controllo. Se vuoi puoi farmi delle domande e io ti rispondo. Io sono prima. Senti, andiamo a Prospettive Rosa, protagonista in tutta Italia. Naturalmente, sì, perché una... 15 date, guarda, forse con Prospettiva Rosea ho chiuso un cerchio importante, che è un hashtag del comunicare salute, questo mi lega a Beppe in maniera assoluta, comunicare salute prima che le persone perdano la salute, quindi la gestione e il potenziamento del benessere, questo non lo fai solo nel tuo ambulatorio, dove però anche lì privilegio, essendomi connotato, tante persone arrivano da me, non dal dietologo, che io non sono un dietologo, assolutamente, io sono un mangiologo, anche qui lo traduco, l'angiologo, un gioco di parole, mangiologo, ma insegno a mangiare con le 3C, come Cristo comanda alle persone, anche quando mangeremo assieme la cassata siciliana, perché poi il cibo dell'eccesso, cioè sempre stato il cibo della festa, sì, però deve essere di qualità assoluta e nella festa. Mangiarlo un mercoledì qualsiasi, quel cibo, quella cassata o le mie olive arascolane, è un sacrilegio, perché quello è il cibo della festa, quello che preparavano le nostre mamme, le nostre nonne. Quindi recuperare anche la base della dieta mediterranea, del cibo in famiglia, del convivio, del cum, quindi la relazione vissuta, e questo è quello che ci ha connotato e ci ha fatto diventare patrimonio immateriale dell'UNESCO, al di là della nostra biodiversità e qualità di cibo. Senti, ma mi fai un abstract per favore degli spettacoli fatti a Palermo e a Catania? Sì, Prospettiva Rosea, dopo che è partita in maniera importante dal Teatro delle Muse di Ancona, innanzitutto è un omaggio alle donne, è un omaggio alle donne richiesto, commissionato, come si vuol dire, da una grande azienda di nutraceutica che festeggia 30 anni, e allora proprio per festeggiare 30 anni, loro hanno testimonial anche importanti come Gerry Scotti, però, e tanti medici, però hanno chiamato il dottor Mariani, perché non volevano l'uomo di spettacolo ma neanche il medico che parla solo in medichese, allora senza mezzi termini e nascondersi dietro un dito hanno visto in me qualcuno che poteva dialogare con le donne, e quindi è venuto fuori questo monologo, questo atto unico l'ho chiamato, pensa, di 90 minuti dedicato alle donne, dove anche lì parto dal mio rapporto con le donne, con mia mamma, con le mie sorelle di 16 e 14 anni più grandi di me, che mi hanno fatto da mammine, quindi c'è tutto, e poi arrivare a mia moglie, a mia figlia, che gli ho dedicato un video incredibile proprio a celebrare tutte le donne, il simbolo, la mia Prospettiva Rosa è Alice, è mia figlia, no? Però in tutto questo veramente mai come questa volta viene fuori quello, al di là di quello che so, che per esperienza 26 anni di prima linea a difesa del benessere delle persone, ma viene fuori quello che sono. Quindi si crea questo feeling, questo rapporto, dove a ogni fine convegno rischi di stare altre due ore circondato da tutte queste donne, ma per schermarmi spesso, come in questa occasione, porto mia moglie, al di là delle battute, è un momento molto bello, perché non sono endocrinologo, non sono un ginecologo, sono
un medico molto attento al benessere delle persone, e quindi la donna, che è il simbolo della bellezza, va assolutamente difesa, rivalutata, ma soprattutto ossequiato. Il mio non segue alle donne, un applauso alle donne, e non ne parlo volutamente nel convegno per non strappare banali, li definirei, consensi, ma in questo momento c'è tanto bisogno che noi uomini stiamo più vicino possibile alle donne, e alziamo anche la voce noi uomini, come sappiamo fare, perché spesso poi qualche uomo esagera commettendo cose ignobili verso le donne, quindi difendiamole. Un silenzio può essere sicuramente molto più forte di un grido, no? Sì. In alcuni casi, e poi soprattutto in questi casi gli uomini devono assolutamente dare prova insomma, delle azioni più che delle parole. Assolutamente. Virzì. Io era un pensiero, una domanda che ti volevo fare, cioè dialogare con le donne, cioè noi dialoghiamo quando facciamo la scelta di spingere i ragazzini all'attività, preferiamo dialogare con la mamma che col papà, perché il papà molto spesso ha scelto un tipo di attività e il figlio deve riuscire in quello, la mamma invece è colui, è colei, che in realtà si rivolge e ti dice: ma mio figlio può fare questo? Cioè è quello che vuole mettere in sicurezza, per quella protezione che è caratteristica della donna, il bambino per un certo tipo di attività e forse anche per un certo tipo di alimentazione. Io credo che noi abbiamo perso anche il culto della dieta mediterranea, perché la donna che intraprende per tanti motivi un'attività di lavoro forse non ha preso neanche tutti quelli che erano quelle caratteristiche dei piatti che si stanno perdendo, delle nonne che non vengono più tramandati, che non vengono, e quindi che consigli diamo? Questo è un discorso che ti apre, no? Assolutamente. Innanzitutto io cerco di imitarle, le donne, glielo dichiaro proprio, nella loro attenzione. Chi è la donna? La donna, la mamma, la nonna, ma anche le mie sorelle, sono quelle che ti mettono la sciarpa quando vai a scuola e hai 10 anni e te la stringe forte forte, perché poi uscirai e troverai 6 gradi per strada. Quindi la donna è molto attenta. Noi uomini abbiamo molto da imparare da quel punto di vista. Soprattutto dal punto di vista della sensibilità. Della sensibilità. A me, ecco, allora, no, vedi come unisci tutti i mondi, no? Perché quando io avevo 14 anni negli anni 70 e inseguivo i primi concerti di Renato Zero, a quell'epoca, negli anni 70, se avevi una sciarpa lunga gialla e un pantalone viola, o eri omosessuale o eri un tossicodipendente. Cioè c'erano, sì, queste due, sì, categorie stravaganti, no? Sì. E invece inseguire, ecco, quei concetti di Renato, no? Dell'amore, di stare insieme, del colorare la vita, così, io ho ritrovato tante amiche. Il complimento più grande che mi fanno, ma con tutto l'amore, non il rispetto per i miei amici omosessuali, ti dico che sono eterosessuale, ma il complimento più bello, gradito, che si verifica poi in queste serate spessissimo: tu hai una sensibilità femminile. A me questo fa impazzire, perché è il mio obiettivo, essere una persona attenta e diretta, così come sono le donne, nel loro complicato modo di essere. Se poi ci mettiamo che l'uomo ha un grande deficit, che è l'unico che veramente fa la differenza anche nella sensibilità, che è la gravidanza, è la più grande invidia, forse l'unica cosa che non... Ma guarda, che io sono uno di quelli, eh. Io guardo, infatti, quel film bellissimo di John Travolta, è il sogno di molti uomini, ma io ho fatto un cavallo di Troia in questo. In che senso? Lo spiego. Le due gravidanze di mia moglie, di Alice Sofia e di Matteo Maria, 19 e 14 anni fa, io 9 mesi, lei, la sua pancia, è stato il mio cuscino. E ho ascoltato, e questo gli dicevo: tu non puoi sentire quello che sento io. E svegliarsi dopo che crolli, no? Di una giornata di lavoro, e sentire quegli scalci, quelle cose, è vita, è bellissimo, sì, è bellissimo. Sì, sì, sì. E allora questo, la coppia, no? Anche poi vedi, si aprono 1000 rami da questo albero. Senti, torniamo un attimo all'alimentazione, perché il tempo poi finisce e quindi noi dobbiamo sfruttarti da questo, lo dico proprio convinto questa cosa. Allora, diamo dei consigli ai nostri amici che ci seguono in tutta la Sicilia, su CTS, Tele Ionica, insomma, sulle nostre reti,
Mariani adesso ci dà proprio un'indicazione precisa, quello una che dobbiamo fare per migliorare una giornata mariana. Ecco, una giornata mariana, perfetto. Allora, dedicata alle donne, ma anche noi maschietti possiamo assolutamente seguire, soprattutto mi rivolgo a una fascia d'età un po' delicata, no? Che è quella alla quale appartengo, che è quella dai 50 in su, dove le attenzioni non sono mai poche, non sono mai poche perché poi quando succedono i guai, Beppe lo sa benissimo, ti accusano di aver fatto uso di, quindi senza se senza ma, basta. Facciamo una campagna decisa di non condivisione con chi fuma. Il fumo diventa un momento pericolosissimo. Il 31 maggio, qualche settimana fa, è stata la giornata mondiale no tabacco e bisogna sottolinearlo questo fatto, che il fumo è la prima causa di morte evitabile, è il primo prodotto di consumo del quale i consumatori uno su due muore per quel prodotto. Quindi queste cose vanno ribadite, ma soprattutto difese under 18, dove ci sono delle leggi che lo proibirebbero, ma i numeri, soprattutto nel mondo rosa femminile, purtroppo, molte femmine iniziano a fumare. È stato un incremento la percentuale sulle donne che dal 17 al 20%, mentre gli uomini da sopra il 30 siamo andati al 27. Sì. Poi la cosa che mi ha impressionato più, Roberto, perché mi sta molto a cuore il discorso del fumo, è che 3 donne su 4 intervistate dicono di non voler smettere, mentre gli uomini 1 su 2 dicono io sì vorrei smettere. Le donne proprio no, questo non me lo togliere. Quindi togliere i vizi capitali, okay, che non è poi l'alcol, il bicchiere di ma vino. Anche il fumo, scusami, l'alcol. L'alcol, il bicchiere di vino ben venga, anche tutte le sere. Al pasto sì. Al pasto, ma basta anche con i superalcolici e la facilità, questi sciottini, tutti questi momenti dove poi i ragazzi, questi millennials dei quali parlavamo prima, risentono. Dopodiché cercare di evitare i vizi capitali, i salumi, i formaggi, i fritti, tutti i cibi che ci piacciono, non ecco un primo consiglio, non combiniamoli più assieme. Quindi stasera vogliamo mangiare un bel arancino siciliano fritto a casa tua, volentieri, perché il problema della frittura non è in quanto frittura, è in quanto quell'olio lo rifriggono 1000 volte certo, dove friggono. Se lo facciamo a casa, a casa non è che faccia bene, ma non fa così male, perché il problema è la saturazione dei grassi. Okay. Però prima, ecco il primo consiglio che voglio dare, mangiamoci un bel piatto di insalata come starter, perché l'insalata riempie la pancia, ci dà gli enzimi per digerire l'arancino, okay, ci dà un tappeto che tutti quei grassi e quei carboidrati e quelle troppe proteine magari di quell'arancino arrivano meno, ma soprattutto, ecco, io sono un ossidologo poi alla fine, o un riduttologo, ossidoriduzione, mangiare questa insalata prima ci dà gli strumenti, gli antiossidanti, che se noi la mangiassimo la stessa insalata ma dopo 2 bocconi d'arancino, l'acidificazione che induce la digestione brucia gli antiossidanti. Questa è quindi la lettura, perché tante persone si ammalano pur mangiando verdura, perché okay, diventa sempre contorno. E in più la frutta poca e spesso, che significa poca? 2 albicocche alle 10, un kiwi alle 11:30, no? Fare un po' pollicino per modulare gli zuccheri e darci una cascata antiossidante trasversale che si lega alla verdura del pranzo e della cena per 8-10 ore. Che meraviglia, insomma, noi prendete appunti, siamo in chiusura, quindi volevo solo dare la giustificazione per i mitani che hanno detto che gli è piaciuto quello che ha detto, però a Palermo l'arancino è femmina, è arancina. Arancina? E qui piccola. Abbiamo fatto contenti tutti, catanesi e cose. Ah, perché a Catania è arancino. In tutta Sicilia è arancino. Qui è arancina. Solo a Palermo. Adoro, prossimi appuntamenti. Riprendiamo con prospettiva rosea da settembre. Dalla Sicilia andremo in Veneto, ma poi riattraverseremo tutta l'Italia fino a novembre, ma non è che è escluso, è previsto poi un proseguo e magari anche dei bei ritorni in questa meravigliosa regione. Abbiamo messo un imprinting sulla possibilità che tu ritorni, naturalmente, perché ripartirai dalla Sicilia, quindi ti aspettiamo sicuramente. Grazie Virzì per averci dato questo regalo con il dottor Mariani, che naturalmente ringraziamo per essere stato qui. E voi continuate invece a seguirci sulle nostre reti, perché i nostri programmi continuano. Grazie per la cortese attenzione, buon proseguimento d'ascolto, noi ci rivediamo domani.